Vediamo questa azione di attacco, Fabio porta palla nell'angolo, Marco palla sotto per Francesco, due punti facili, forza ragazzi, ottima partita. Vediamo la difesa che gira, numero 4 tira, rimbalzo di Antonio e possiamo andare. Marco imposta l'azione, Francesco passa palla, ecco Marco, Pippo gioca il tiro libero e due punti per Pippo, forza ragazzi. Vediamo Pippo, che dopo aver segnato subito corre in difesa. Pippo alle prese con numero 4, rimbalzo in attacco per Francesco. Andiamo, forza ragazzi. Fabio Fava. Tre punti per Fabio, forza ragazzi, ci siamo, Palla nell'angolo, l'arcita fuori. Vediamo la difesa piazzata a zona, come gira bene. Palla nell'angolo, tiro. Questi due tiri che dobbiamo concedere. L'arbitro chiama un fallo. Vediamo quando chiama il fallo. Cambio. Secondo tiro libero, forza ragazzi, subito in attacco, lo mette, impostiamo l'azione. Fischio. Entra Stiva a portare man forte a questi ragazzi, eccolo, vediamo qui palla, gli soffia la palla. E imposta il contropiede del futuro, palla dentro, sbagliato. Antonio, vai Antonio. Pacchi, palla recuperata, il tavolo chiama un cambio, abbiamo, entra Rodrigo al posto di Marco, doppio cambio, Rodrigo al posto di Marco e Gianluca al posto di Picco. Forza CBP. Palla persa. Ripartiamo in attacco. Rodrigo spingi, spinge questa palla. Fallo. Rimessa da fondo, vediamo Riga, la rimessa del secolo. Vediamo se ne occupa Giacomo. Vediamo. Tiro fuori. Fallo. Secondo tiro libero, il numero 8, vediamo se lo mette. Ottimo rimbalzo di Gianluca, passa Jack, può ripartire. Tiro dall'angolo, fuori. Palla recuperata di Gianluca. Steal the ball! Sì, vorrei impostare. Palla aperta di Giacomo, è fatto. Capitano, queste palle non stanno a perdere.
L'arbitro rischia di prenderle a sua insaputa. Due tiri liberi per il nostro capitano. Vediamo come va. Primo sbaglia. Forza, forza capitano, forza, dai, concentrato, dai, vediamo. Mattone anche per il secondo tiro, ci faremo la prossima. Azione d'attacco per Futura. Palla a sinistra, ribalta dall'altro lato per il taglio centrale, ribaltamento nell'angolo, linea di fondo, due punti facili per loro. La difesa del GBC in questa azione ha letteralmente dormito. Vediamo l'azione in attacco, Rodrigo in postazione, chiama lo schema che io non capisco, ma si capiranno tra di loro. Palla nell'angolo e taglio a seguire, ribaltamento veloce, Jack palla, palla sotto, vediamo un po'. Eccolo, lo mette, no, non entra. Purtroppo il capitano non è in giornata, troppi errori che non è il suo solito. Fallo, fallo. Ormai la partita sembra aver preso una brutta direzione. Speriamo che rientro subito in partita a quelli del GBC. Forza ragazzi, forza, forza ragazzi. Minuto di raccoglimento appena terminato, vediamo con che mentalità entrerà in campo il GPP, speriamo sia quella giusta. Davvero un peccato se lasciamo sfuggirci questa partita che è letteralmente alla nostra portata. Forza ragazzi, forza ragazzi, ragazzi, forza. Primo tiro libero, sbagliato. Dai, un altro così. Tutta la vita. Lo mette, ah, già un prezzo per Futura, vediamo come la speriamo. Ribaltamento facile per Steve, ancora un errore per Giacomo che recupera il rimbalzo e sbaglia ancora da sotto. Il capitano non è in partita stasera, forse avrà mangiato prima di venire, dopo glielo chiediamo. Ancora un tiro libero. Mette anche il secondo. Saranno due tiri liberi. Dai, segniamo questi liberi. Primo errore. Forza Andrea. Rincuorato dal capitano. Cross. È un cross, signori. Mancano ormai pochi secondi alla conclusione del secondo quarto, vediamo questa azione, una delle ultime azioni del quarto, come si concluderà. Confidiamo nella forte difesa del GBC, quasi recuperata questa palla, ma palla buttata che incredibilmente entra nel canestro, signori. Signori, per favore giocate con le mani, palla soffiata. Momento di blackout impressionante del GBC. Il parziale di 4-0 alla fine del secondo quarto si riporta terribilmente in partita. Fallo subito dal nostro capitano. Speriamo che almeno questi due tiri li metta dentro. Appo. 22-18 il risultato quando mancano poco più di 20 secondi alla fine del secondo quarto. Due tiri liberi del capitano. Mette il primo. Ale, forza ragazzi. Mette il secondo, 22-20, mancano 20 secondi, probabilmente questa sarà l'ultima azione del secondo quarto. Forte in difesa, vediamo il pressing di Rodrigo che serve a ben poco perché il slalom entra e subisce il fallo, il numero
fammi vedere un po' che numero è il numero 6. Avrà altri due tiri liberi quando mancano poco più di 10 secondi alla fine del secondo quarto. Speriamo che risparmi. 32 secondi, è un problema di fuso orario qui con la camera in mano. Grazie Simone, grazie. Grazie a te. Il primo lo mette. Infatti. Giustamente fa notare Simone che ha lo scout che bisogna smettere di fare fallo su 6, che li continua a mettere dentro. Ecco, altri due da lì. Dai, ragioniamo, facciamoci la palla in attacco con tranquillità. Dai, Jack, palla sotto. Eccolo Rodrigo, cross di Rodrigo. Cross di Rodrigo. Fiorinda, che è ormai fuori di testa, abbiamo perso la brocca e continuiamo a prendere contropiedi. Ecco un'altra azione, se entra questo me ne vado, per fortuna è entrato fuori. 9 secondi alla fine del secondo quarto, ultima azione, teniamola fino alla fine, là il tiro di Giacomo, non entra, rimbalzo ed è finito il secondo quarto sul canestro di Andres Gianluca. Andiamo a vedere il risultato di questo secondo quarto, quindi siamo al secondo quarto, il risultato è di, non lo so, vedete un po' voi, quanto è giusto, 24 a 22 per gli ospiti. Siamo stati abbastanza in partita, ma abbiamo mollato prendendo un po' di contropiedi che erano molto facili. I ragazzi entrano in spogliatoio a refrigerarsi, forza ragazzi, ci siamo. Dai. Bene, per quel che riguarda il commento, ci rivediamo all'inizio del terzo quarto. Saluti.